Ieri pomeriggio due fatti importanti tra gli altri hanno qualificato il civico consesso ternese. Prima l'elezione del Presidente del Consiglio, carica ottenuta da Gennaro Niccolò, che adesso ha avuto l'ultima carica che gli mancava, avendo già ricoperto il ruolo di consigliere, capogruppo, assessore, sindaco e vice sindaco. E in effetti l'avevo già detto in sede di comizi elettorali che questa per me sarebbe stata l'ultimissima volta che mi candidavo. E chiuderla col prestigioso, sto riconoscimento che è prestigiosissimo di Presidente del Consiglio, veramente una cosa che mi emoziona e mi fa impegnare tanto per il proseguio, e mi auguro veramente che lo scenario all'interno del Consiglio sia leale e sereno. Perciò questi sono gli ultimi 5 anni. Sì. Mai dire mai. Mai dire mai, comunque diciamo che al 99,9% basta così. Un'altra qualificata affermazione per la 18enne Stella Aurora Gaggigi, il consigliere più votato in assoluto, che è stata eletta vicepresidente del Consiglio e ha regolato i lavori in aula prima dell'elezione di Niccolò. Un record assoluto, sinceramente sì, non me l'aspettavo, prima di tutto di prendere questi voti. Sono merito di tutti i ragazzi che mi hanno sostenuto fino ad oggi, del gruppo, del movimento Presente e Futuro, e devo ringraziare in primis loro perché loro mi hanno sostenuto fino al primo momento, dal primo giorno all'ultimo momento. Quindi il mio ringraziamento va a loro perché veramente mi hanno sostenuto alla grande, veramente. Sto provando questa esperienza. Diciamo che vado avanti, quindi. Anche una cosa importante per il suo riconoscimento istituzionale, essere vicepresidente del Consiglio. Certo, senza alcun'ombra di dubbio, sì.